Selvaggia di Temptation Island sbotta, rifarò anche il seno. Temptation Island, selvaggia Roma furiosa sui social. Nonostante Temptation Island sia finito da oltre un mese, pare davvero che i suoi protagonisti non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E tra questi chi in queste settimane ha fatto molto discutere sul web è stata sicuramente Selvaggia Roma. Difatti, la giovane ex concorrente del reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha svelato di essere andata dal chirurgo plastico per dare una sistematina alle labbra. Motivo per cui è stata attaccata veemente sui social, rea di non aver dato un buon esempio alle sue tante follower. E stanca di subire queste critiche, come riportato dal blog Isaikia, è sbottata. E in un lungo post su Instagram ha dichiarato quanto segue. Rifarò sicuramente il seno. Se aggiungo qualcosa è perché ho voglia di sentirmi donna. In questo modo potrò sentirmi finalmente bene con me stessa. E non capisco cosa ci sia di sbagliato. In pratica Selvaggia ha spiegato di essere andata dal chirurgo plastico con l'intento di riuscire a superare delle sue insicurezze. Ma non è finita qua perché la giovane ha fatto molto discutere sui social anche per via della fine della sua relazione con Francesco Chioffalo. Selvaggia Roma di Temptation Island, l'ultimo post su social. Ma cos'è successo tra Selvaggia Roma e Francesco Chioffalo una volta finita l'ultima edizione di Temptation Island? I due, dopo qualche settimana, si sono lasciati. Il motivo? In pratica Selvaggia ha ammesso durante la prima puntata del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi registrata qualche giorno fa di essere ancora molto gelosa, aggiungendo di non aver superato il flirt che il suo fidanzato ha avuto con la tentatrice Desiree Maldera Temptation. E Francesco? L'uomo ha attaccato la sua ex, asserendo di essere stanco di litigare, pretendendo anche delle scuse. Delle scuse che con tutta probabilità non sono arrivate visto che una volta finita la registrazione della prima puntata della nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne ha spaccato il muro con un pugno per via della rabbia accumulata. I due riusciranno mai a chiarirsi? Sarà davvero finita? Queste e tante altre le domande che molte fan dei due ex piccioncini si stanno ponendo sui social. Intanto, in attesa di ulteriori dettagli su questa intricata faccenda, non resta che augurare loro un po' di serenità, magari chiarendosi una volta per tutte.